Beh, dallo svolgimento della commissione capisci bene che la data certa ancora non ce l'abbiamo. Cioè, dopo il Covid è nato un interesse da parte dei sindaci perché abbiamo visto chiudere sia Pescina che Tagliacozzo e PP. Abbiamo aspettato, ci rendevamo conto del problema, abbiamo aspettato qualche giorno e poi siamo andati insieme, tutti insieme, abbiamo chiesto l'audizione sia al Presidente Quaglieri che al Simone Girosante. Veramente abbiamo chiesto sia alla Verì sia a Marsilio un incontro, ma non abbiamo mai ricevuto l'assenso per questo incontro. Oggi in commissione, dopo che ci siamo visti a Scurcola Marsicana con tutti i sindaci, il Presidente Quaglieri ha convocato la commissione, ma ha deciso lui quali sindaci sentire in audizione. Noi siamo venuti io, il sindaco di Scurcola, per capire veramente che dopo che c'è stata qualche riunione anche ieri sera presso il comune di Tagliacozzo, l'ospedale è stata la parte del comitato, preoccupazione perché non abbiamo le date certe. Ci sono state prima date una data a maggio, poi a fine giugno, adesso il 15 giugno sembra che riparte H12 e ci ha creato qualche problema. Adesso dagli interventi sia del sindaco di Pescina che del sindaco di Tagliacozzo, la risposta del direttore generale Testa non è che sia stata chiara, ha detto soltanto riapriremo. C'è stato da parte di vari consiglieri della minoranza delle domande specifiche, però non abbiamo ancora la cosa certa. La cosa che mi sconcerta, essendo anche un ex consigliere regionale, che un documento sottoscritto da tutti i consiglieri regionali, portato dai sindaci dopo la riunione di Scurcola Marsicana, non vuole essere messa a votazione, quindi significa che la maggioranza vuole prendere impegni certi per quanto riguarda la riapertura del PP di Tagliacozzo e PP di Pescina.